Macao è un'opera d'arte perché nasce da una volontà di lavoratori dell'arte. Macao traduce e trascrive come la trascrizione avveniva dai surrealisti della pittura automatica, un flusso vitale, un dinamismo, una volontà di tradurre immediatamente quel processo di cambiamento che si basa sulle energie di molti in un'opera totale. Va contro quel pericolo, che è già un'emergenza, di museificazione dell'arte contemporanea, che non è più contemporanea, è morta, è decontestualizzata, è contemplativa e non partecipa. Il quid è l'opera d'arte, sono gli artisti e tutti coloro i quali agiscono, creano una relazione di partecipazione per creare situazioni diverse. Vulnerabilità, fragilità come occasioni di scambio per ribaltare e mettere al centro l'uomo e le relazioni e trasformare di nuovo la città come luoghi vivibili, sostenibili, di persone solidali che interagiscono tra di loro. Macao va verso questa opera totale di riumanizzazione dell'arte impegnata socialmente.